Shalom, sono Massimiliano Salvini, sono il coordinatore della Croce di Minerva di Ancora Italia, ma prima di questo, Ami Yudi, io sono un ebreo e mio fratello Matican, lui è ebreo e la comunità internazionale sta in silenzio. Mio fratello Keke mi ha chiamato per c'è questo problema, non riusciamo a far vedere i giornalisti, non riusciamo a far vedere di voi. E allora abbiamo chiesto, mostro, c'è stato il silenzio, c'è stata la volontà di non ascoltare. Ed è per questo che non sono tanto peggiori quelli che hanno creato questo problema, che hanno consegnato una minoranza in mano a chi porta avanti la violenza come il governo nigeriano. Non è tanto un criminale lo Stato keniano che ha preso e ha estradato senza un mandato internazionale il nostro fratello Kanu, ma la Nigeria dove sta dove essere torturato. Sono criminali coloro che rimangono in silenzio, coloro che non muovono nulla, poiché è scritto nella Torah, c'è la Mishnah che dice non rimarrai insensibile al sangue dell'altro. Come facciamo a rimanere insensibili al sangue dell'altro? Perché non si interviene per i nostri fratelli? Si parla ufficiosamente di 5 milioni di persone morte, un vero pogrom, un'altra Shoah. E quindi io chiedo ai rappresentanti, non solo dello Stato italiano, e ai rappresentanti della comunità ebraica, e chiedo a ogni uomo di buona volontà, di buona coscienza, di far sentire la sua voce, perché non possiamo lasciare oggi un fratello che è il Nelson Mandela del Biafra. Libertà! 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 Israele, che benediciamo anche la terra di Israele.